E una domenica arrivò qui in questo angolo di Cilento, si fermò lungo la strada e disse: io qui voglio comprare un terreno e costruire la mia casa. Anch'io in realtà. E Non so se lui conosci qualche immobiliare, ce però. ne sono un po', però. Italian Wine Travel with Stevie Kim. Hello, my name's Stevie Kim, and welcome to the Italian Wine Podcast. And here today, we're in Pioppi, and the museum is here. And today I'm here because this museum is called the Mediterranean Diet Museum. I'm here with, of course, our friend and our host, Mr. Giuseppe Pagano, Peppino, and today's special guest, the director of the museum, Valerio Calabrese. Ciao, Valerio! Ciao, ciao. Allora, spiegaci cosa vuol dire, che cos'è questo innanzitutto? Museo della Dieta Mediterranea. Perché è qui a Pioppi, in Cilento? Il museo vivente della dieta mediterranea è qui a Pioppi perché qui, in questa piccola località del Cilento, ha vissuto e portato avanti i suoi studi Ansel Keys con sua moglie Margaret e con diversi suoi colleghi che decisero di fondare qui un piccolo villaggio di scienziati dove poter studiare in prima persona e sul campo questo grandissimo stile di vita che oggi è patrimonio mondiale dell'umanità. Ma perché qui? Erano in vacanza? No, qui perché qui vicino c'è l'antica Elea, che era la patria dei filosofi Parmenide e Zenone, quindi siamo in piena Magna Grecia, pur essendo in Italia. E qui perché avevano trovato una piccola comunità che si nutriva e viveva ancora come secoli prima, già negli anni 60, quando c'era già l'industrializzazione, il consumismo, il cibo industriale e il consumo di massa. Quindi tu mi stai dicendo che sono appositamente venuti qui in cerca di questa zona perché lui era venuto già a Napoli per studiare il motivo per cui pochissime persone si ammalassero di malattie cardiocircolatorie in quella città. Dopodiché iniziò a perlustrare il territorio e una domenica arrivò qui in questo angolo di Cilento, si fermò lungo la strada e disse: io qui voglio comprare un terreno e costruire la mia casa. Anch'io in realtà. Non so se conosci qualche immobiliare, però. Ce ne sono un po', però lui diceva sempre: io qui voglio allungare la mia vita di 20 anni ed è morto poi a 101 anni. Caspita, era un centenario, questo non lo sì. sapevo. Quindi lui è cosiddetto il padre della dieta Sì. mediterranea. Lui ha anche coniato l'espressione, l'ha proprio scritta per la prima volta, Mediterranean Diet. Quando questo? In questo libro nel 1975. Ok, e quindi è stato lui il padre Pio della Sì. dieta mediterranea? Lui è stato quello che Cristoforo Colombo è stato per gli Stati Uniti. La dieta mediterranea qui esisteva da secoli, da Sì. millenni. E lui però lo ha codificata, ha scoperto i suoi benefici e li ha raccontati al mondo. Allora, noi siamo qui perché hai detto Delia, suo governante, è stato primo ambasciatore, però in realtà abbiamo un altro ambasciatore a mio fianco. Uno degli ultimi arrivati. Sì. Allora, come funziona? Come si diventa un ambasciatore? Sì, diciamo che noi consegniamo questa onorificenza, che poi è più un onere che un onore a volte, a persone che hanno dimostrato un legame con la dieta mediterranea attraverso il loro lavoro, che siano giornalisti, studiosi, produttori e che mettono in pratica ogni giorno quelle che sono le teorie di Ansel Keys e soprattutto lo raccontano al mondo, come fa Peppino col suo vino. Allora, Peppino, tocca a te ora. Come ti senti di essere un ambasciatore, non so del vino? Però anche la dieta mediterranea che è un pochino più inclusiva, no? Assolutamente sì, per me intanto è stato un onore raccogliere questo riconoscimento che non è un riconoscimento puro, ma è una cosa a divenirsi ancora per divulgare sempre di più questo concetto della dieta mediterranea, questo stile di vita della dieta che si racconta, ci ha raccontato e ci ha tramandato Ansel Keys. Mettere in pratica i dettami della dieta mediterranea è un piacere e noi abbiamo voluto, io personalmente ho voluto adoperarmi affinché questo concetto della dieta
fosse più di facile approccio, e ci siamo preoccupati di riportare quei piatti tipici che racconta Angel Kiss, il concetto della dieta mediterranea, soprattutto con la produzione di verdure e con prodotti di estrema qualità. E quindi con tutte queste verdure raccontiamo i piatti antichi del Cilento in un posto che si chiama La Dispensa di San Salvatore. Ma San Salvatore non è solo la dispensa, non è solo verdure, non è solo piatti tipici, ma è anche e soprattutto vino. Noi abbiamo cominciato col vino, che è una parte integrante della dieta mediterranea. Un bicchiere di vino al giorno era un po' la dieta giusta per Angel Kiss. Noi cerchiamo di ripercorrere e di raccontare al mondo, a un numero di avventori il più grande possibile, quella che è la dieta mediterranea, e gliela facciamo proprio assaggiare affinché si innamorino e capiscono i vantaggi e la bellezza che è intrinseca nella bontà. Ok, ottimo. Allora, come si accede a questo museo e cosa c'è dentro il museo? Ma il museo è aperto tutti i giorni, tutto l'anno. È un luogo in cui si può avere un primo incontro con la dieta mediterranea ed è un luogo da cui partire per conoscere la dieta mediterranea. È come se fosse una porta. Noi qui raccontiamo, diciamo, la parte teorica, gli studi che sono stati fatti, facciamo toccare con mano la dieta mediterranea attraverso delle esperienze dirette, si racconta quello che è stata l'esperienza di Angel Kiss qui, dopodiché si esce dal museo e si visita il Cilento per conoscere di persona, ancora meglio calarsi nel territorio, proprio come fece lui, il Cilento, appunto, e la dieta mediterranea. Ok, all right. The secret of success to live to 101 years old in here in Pioppi, like according to the father of the Mediterranean diet, Angel Kiss. So venite in tanti a Pioppi al Museo della Dieta Mediterranea. Okay, so that's it, it's a wrap, and we'll see you soon. I'm going to this beach, I don't know about you guys. Okay, ciao ragazzi! Ciao! Alla prossima!